Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua sempre su Tour de France 2023 e attenzione perché oggi andiamo ad iniziare il Pro Leader. Per chi se lo fosse perso, la live di ieri abbiamo iniziato il Pro Team, abbiamo già fatto la prima stagione, quindi mi raccomando andate a recuperarla sempre su Twitch, canale VTP26-basso. Comunque vi lascerò il link qua sotto se me ne ricordo in descrizione, in teoria dovrei ricordarmene e vi lascio il link. Oggi andiamo ad iniziare, come promesso nel video di ieri, andiamo ad iniziare il Pro Leader. Quindi andiamo subito a sceglierci una maglia. Allora, intanto impostiamo le solite difficoltà e mettiamo leggenda, sia need, numero di giocatori solo, cadute, con ritiri, preparazioni attivati, infortuni di gara, frequenti, ciclisti tutti, cadute senza, no, cadute con ritiri, malattie con ritiri, budget iniziale ovviamente. Quello meno che ci danno meno soldi, quindi limitato. Livello dei membri della squadra. I membri della squadra assegnati hanno la possibilità di vincere tutte le corse. Sono di basso livello, scelta riservata per giocatori esperti. E poi io metto membro della squadra, ovvio. E giovani ciclisti all'inizio della partita puoi avere come membri della squadra solo corridori con un massimo di 25 anni. Partecipano tutti alla classifica giovani ciclisti. Tutti? Puoi avere come membri della squadra solo corridori con un massimo di 25 anni. Partecipano tutti? No, no, lasciamo no, così almeno abbiamo magari qualche possibilità di avere anche un buon corridore. Allora, io prendo la maglia arancione perché l'ho già detto ieri nel Pro Team in live che la maglia arancione la sceglievo per i Pro Leader. Per i Pro Team avevamo scelto questa che devo dire è anche abbastanza carina. Però andiamo a prendere la maglia arancione, nome squadra la chiamiamo proprio come nel Pro Team perché non so assolutamente come chiamare una squadra se non di P26 Team. E ora il problema è la scelta del nome perché io non ho nessunissima idea su che nome dare. Non lo so, non ne ho proprio nessuna idea. Penso che lo andiamo a chiamare in qualche modo stupido. Ora lo scopriamo. Il lampo di genio ce l'ho avuto e si chiamerà Van der Fosso, nome, Jan con la J, vai, come Jan Hirt, toh, così ci sta Jan, vai. Jan Van der Fosso, ci sta il cognome. Van der Fosso mi sembra buono. Paese, sapete che quasi quasi lo faccio, olandese o belga, perché Van der Fosso, cioè sarebbe tipo Van der Poel, quindi Olanda, però sa di Belgio Van der Fosso. Quasi quasi lo metto nella nazionale belga così per ridere. No, dai, teniamo Italia così almeno poi prendiamo i mondiali italiani e via. Carnagione, va bene, la 1, anni, lasciamo 20, altezza, di solito facciamo sempre dei ciclisti belli alti, stavolta lo voglio fare un po' più basso. Allora, 1,60 per 70 kg, 65. Voglio farlo troppo grosso, 65 kg, voglio fare piccolino quest'anno. Frequenza, di pedalata normale, tipo io andrei a mettere montagna, l'abbiamo sempre usato, volata non la facciamo mai, ma anche perché poi in montagna farà cagare. Collinare ci potrebbe stare, collinare, però io riandrei per Versati come avevamo fatto con gli Ace. Anche se però per cambiare un collinare. Quasi quasi, il problema è che collinare è uno di quelli che mi parte peggio in pavé, quindi rischia di non essere poi uomo da classica. Io rifaccio versatile, che così copriamo un po' tutti i ruoli. E allora andiamo a vedere con chi ci troviamo, sto per dire Van der Poel, no, siamo noi Van der Fosso, con Kettlinger, non so chi sia, Tizza, Mjoljevic, Hansen e Oliveira. Che squadra di merda, posso dirlo? Ora sistemo un attimo i picchi e poi ci andiamo a giocare la 3 giorni di Provenza. Picchi di forma messi, ho messo il nostro Van der Fosso nella 3 Jours de Provence e nell'Open Tour il picco, quindi nella Breeders' Cup ci arrangeremo un attimo, essendo anche quella un po' più facilotta delle due. Andiamo a giocarla e vediamo subito di tentare di prendere la prima fuga. Sarebbe buono con un compagno di squadra, in modo che così ci fa un po' di lavoro da gregario. Vediamo solo se abbiamo un compagno di squadra decente per fare questo ruolo. E nulla, andiamo alla partenza. La partenza, e io penso che una squadra peggiore di questa non ce la potessero dare. Infatti faremo fatica a sbloccare tutte le corse, ma ci sta.
Allora, io manderei avanti, chi c'è qua davanti? Mihojevic. Certo che anche darmene uno pronunciabile, no, eh? Cioè pure quelli impronunciabili nel nome. Proviamo a mandare avanti lui, andiamo insieme a lui in fuga e vediamo di riuscire a prendere un po' di punti per la qua. Vai, bravo, attacca. Perfetto, mamma mia, che bel lavoro di squadra. Così mi piace, cazzo. Questo è il bello. Quando ci si parte così, all'unisono. Vai, Mihojevic, Mihojevic, Mimi, lo chiamiamo Miholi. Pardon, Miholi, ci sta. Vai, Miholi. Ok, grandissimo lavoro di Mioli che a questo punto mi andrà a proteggere, anzi no, a fare ritmo al 100 e noi andiamo avanti veloce con il nostro Van der Fosso che a questo punto non deve. Allora aspetta, facciamo così, gregario e lui invece è il leader della maglia qua, così magari va solo a collaborare. No, 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 non voglio collaborare, mannaggia a me. Lasciamo andare il nostro Miholi, brigato così. Miholi, e ci siamo quasi al primo GPM. Attenzione, lo andiamo a prendere così facilmente? Lo andiamo seriamente a prendere così facilmente? Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Il nostro Miholi ora rimane dietro. Attenzione, si potrebbe creare addirittura una fuga 2. Vi dirò, non mi dispiace affatto, anzi, benissimo così. Molto bene così, quindi ora facciamo che collaboriamo un pochettino e andiamo ai prossimi GPM. Eccoci qua, altro punticino in palio in questo GPM con il nostro Van der Fosso che proverà a prendersi. Adesso diamo a Mioli di stare un po' più tranquillo e noi andiamo a prenderci quest'altro punticino e quindi altro obiettivo fatto, buonissimo, siamo partiti bene con già due quarta categoria presi e in più anche chilometri di fuga stiamo facendo, no? Ricordiamoci anche dei chilometri di fuga, quindi per ora tutto bene. Andiamo al prossimo GPM, un altro GPM che andiamo a prenderci con estrema tranquillità perché il nostro Mioli si fa da parte e il nostro Van der Fosso si va a prendere un altro punticino, eccolo qua, quindi altro punticino per lui. Sempre in quarta categoria e direi che anche questo punticino viene a casa con noi da tranquilli. Attenzione che abbiamo anche quasi 7 minuti di vantaggio, quindi inizio anche a crederci che questa fuga possa arrivare. Difficile, molto difficile, però se ci giochiamo bene il nostro Mioli, lo mettiamo a tirare quando serve, forse forse ce la possiamo anche fare. E ci siamo anche al traguardo volante, perché sì, c'è anche questo da dover prendere oltre ai GPM. Qua mi concentravo solo sui GPM, però in effetti c'è anche il traguardo volante. E direi che il nostro bel Van der Fosso si va a prendere anche questo traguardo volante. Eccolo qua, e ci dà ovviamente l'obiettivo. Stiamo facendo molto bene come prima tappa, molto molto bene. E adesso andiamoci a prendere anche quest'altro GPM. Non taglio neanche qua, andiamo diretti al GPM. Attenzione che il nostro Van der Fosso dà un cambio a Mioli, chiamiamolo come cazzo più sbarra, insomma. E direi che anche questo GPM, quest'altro quarta categoria, se lo va a prendere proprio lui, anzi ce lo prendiamo anche così con un ritmo 100, no, dato a Mioli, sono scemo io, ti prego vai dietro. Ok, e quindi altro punto e altro obiettivo fatto. E andiamo a vincere in scioltezza anche quest'altro traguardo volante, quindi altri 20 punti nostri, altro obiettivo fatto. Stiamo andando veramente, veramente molto bene e ora vediamo fino a quando riusciremo a rimanere davanti al gruppo. Non credo ancora per molto, però speriamo ancora di arrivare almeno a prendere ancora quei 2 GPM. Il nostro Mioli ci ha abbandonati e quindi siamo rimasti da soli al comando e più che dargli ritmo all'80 e sperare di arrivare alla fine non so assolutamente cosa fare, almeno ancora il prossimo GPM sarebbe veramente una buona cosa per fare un altro obiettivo in più, ma ho paura che il gruppo ci arriva sotto prima. Eh sì, ci arriva, oddio, 1 chilometro, un chilometro, il gruppo è lì. Una lotta contro il gruppo, signori, una vera e propria lotta contro il gruppo. Accumula 25 km in fuga solitaria, buonissimo. Una lotta contro il gruppo che però, attenzione, rischiamo di vincere per questo GPM, ovviamente, non per la tappa.
E Van der Fosse si prende un altro GPM, buonissimo così. Ora vediamo se riuscirà ad arrivare alla fine. Non credo proprio. Comunque, ci vediamo negli ultimi chilometri che andremo a fare la volata in teoria con Hansen, se non erro, il nostro miglior velocista dopo Oliveira. Oliveira non al picco. In realtà hanno entrambi 70 in volata, quindi sono alla pari, insomma. Rialziamo intanto Van der Fosse perché ormai ci hanno ripresi. E quindi nulla, andiamo nel finale. Riprendiamo qua 2,5 km dal traguardo, quindi è volata. Ho fatto staccare il nostro Van der Fosse così almeno tenta di risparmiare un po' di energia per le prossime tappe. E vediamo se con Hansen riusciamo a fare qualcosa. Paura proprio di no, però vediamo. Speriamoci almeno. 1 km è già partita la volata, quindi la tirano lunga. Mamma mia, siamo piantati con Hansen. 70 fa proprio schifo la valutazione. Vediamo se riusciamo però a venirne fuori all'ultimo. Oh, vi dirò, non è andata male questa volata. Non abbiamo vinto, ma non è andata male. Vince Tijssen, come cavolo si pronuncia, comunque ha vinto lui. Noi arriviamo settimi con Hansen. Pensavo in realtà alla top 5, invece siamo arrivati dietro De Mar. Mi sembrava di essere arrivato davanti, vabbè. Però la cosa importante è che ci andiamo già a prendere la prima maglia col nostro Van der Fosse, la maglia Poix, quindi direi che è un buon inizio. Ora vediamo questa tappa. Oddio, non so se già mandarlo di nuovo in fuga in questa tappa. Potremmo farlo, però è anche vero che nella prossima tappa ci sono più punti per la Poix. Però sì, penso che comunque lo manderemo in fuga in entrambi. Gli facciamo fare tanti chilometri in fuga al nostro Van der Fosse. Eccoci alla partenza con Van der Fosse. Proviamo a rimetterlo in fuga, stavolta senza compagni. Sarà più importante dopo avere un compagno, secondo me. Proviamo a rimetterlo in fuga per ovviamente accumulare chilometri. E vediamo se potrà andare subito in fuga il nostro Van der Fosse. Aspetta, ritmo al 100, ok. E cosa volevo dire? Sì, accumuliamo un bel po' di chilometri in fuga in questa 3 Jours de Provence per migliorare anche un po' la resistenza, perché in teoria se si va in fuga aumenti vigore e resistenza, se non erro. E tra l'altro in agilità ha A più Van der Fosse, quindi buono. Non pensavo di iniziare già con qualcosa in A più. Tanto ci dà un altro obiettivo di fuga solitaria. Il problema è che abbiamo bisogno di compagni nella fuga. Comunque direi che ci vediamo per i traguardi volanti, sempre se saremo ancora in fuga. Siamo in fuga con questi quattro. Proviamo a partire. C'è Lonardi, quindi c'è uno abbastanza veloce. Paura che non riusciremo a vincere questo traguardo volanti. Infatti siamo piantati. Siamo piantati, però attenzione, attenzione, forse abbiamo più gel rosso. No, incredibile. Incredibile, riesce a vincere una volata il nostro Van der Fosse. Questa è veramente clamorosa, questa vittoria di una volata con lui. Proviamo a dare collabora, anche se ho paura che andiamo a spendere un po' troppo, però comunque ci vediamo per il GPM. E ora c'è il punticino in palio in questa quarta categoria. Ci ha raggiunto Nicolao che non faceva parte della prima fuga. Noi siamo rimasti passivi perché non avevamo più energie, ma è già un clamoroso che siamo ancora in fuga per le poche energie che avevamo. Attenzione, parte l'attacco e dovevo partire prima. Sono stato stupido io e non vinciamo questo GPM, però c'è ancora il traguardo volante, tentiamo lì di vincerlo quello. Ora proviamo almeno a vincere questo traguardo volante per prendere i 20 punti e per fare un altro obiettivo in più. Proviamo a partire. Forse siamo partiti troppo lunghi, abbiamo Nicolao qua puntato contro di noi. No, troppo piantati ragazzi. Già tanto aver vinto il primo traguardo volante, direi che comunque un risultato l'abbiamo fatto, oltre a quelli della fuga. Ora mi mantengo passivo fin quando non ci riprende il gruppo e poi tentiamo con qualcuno la tappa. Salita, siamo già in meno 4 e mezzo quasi. Proviamo la tappa con Kepplinger, che dovrebbe essere il nostro capitano, con 71 in montagna. Ha anche accelerazione 70, quindi non è proprio fermissimo. C'è anche, come si chiama, Tizza, che non è messo male a valutazione per questa tappa, perlomeno in montagna solo 69, però in collinare non fa schifissimo, in accelerazione a 70 proprio come Kepplinger. Vorrei provare con Kepplinger perché ha più possibilità di fare un po' di classifica. Tra grandissime virgolette quella classifica. Vediamo, 3 km, stiamo già consumando tutto il gel rosso praticamente per rimanere solo nel gruppo. La vedo dura, la vedo dura. Purtroppo non pensavo che ci desse così
così dei corridori schifosi, se no mettevo quella intermedia delle tre scelte che avevo, insomma. Va bene, noi vogliamo il difficile, quindi ci va bene, forse anche fin troppo difficile, però ci va bene se anche Darbridge non ci ostacolasse, sarebbe un pelino meglio. Ragazzi, siamo indietrissimo, siamo veramente indietro per prendere l'ultimo chilometro. Paura che questa tappa vada a finire così. Davanti che abbiamo? C'è qualcuno che ha un po' di gel rosso? Tizza, però dov'è? Dov'è Tizza? Ci proviamo con Tizza? Non ha abbastanza gel. Non ha abbastanza gel, tanto Tizza, per riuscire a battere l'imbolata. Quindi tanto vale provarci con Kaplinger, che almeno ha il gel. Proviamo un piazzamento perlomeno. Ma sono già partiti come dei pazzi. Com'è possibile provare a fare la tappa con i nostri corridori? È quasi impossibile. E infatti purtroppo, anzi, Tizza arriva davanti per la posizione che aveva. Direi che abbiamo fatto fin troppo anche in questa tappa. Vediamo l'ultima tappa con il nostro Van der Fosso, cosa si potrà fare. Ultima tappa di questa Tre Jours de Provence. Tentiamo di difendere questa maglia Poix e ho paura che però per la tappa non possiamo provare a vincerla con nessuno dei nostri, perché veramente sono scandalosi. Quindi non credo di poter puntare alla tappa, insomma. E tentiamo di nuovo di mettere in fuga il nostro Van der Fosso con qualcuno, non da solo, insomma, con un altro della nostra squadra sarebbe buono. Allora, eccoci qua di nuovo alla partenza, vediamo chi c'è davanti dei nostri. Allora sì, ce n'è uno che non è troppo lontano, speriamo che sia... è Tizza, non male Tizza. Buono, mandiamo lui allora all'attacco e vediamo se riusciamo di nuovo a seguire. No, ho preso Kaplinger al posto di Van der Fosso, scusate. Ok, vediamo se riusciamo a seguirlo, soprattutto se Tizza riuscirà a partire. Ci serve che parta subito perché c'è subito un GPM. Se riuscisse a partire e poi fa ritmo fino al GPM sarebbe veramente ottimo. Proviamo a farlo venire avanti così, più che con attacca, col ritmo 110 forse riesce a passare prima. Partono, e allora attacca. E allora attacca. Parte Bonneu. Almeno attacchiamoci a lui, tentiamo. Ok, è partito ora Tizza. Parte ora anche il nostro Tizza. Proviamo a riportarlo dentro noi e diamo a Van der Fosso ovviamente di non collaborare perché c'è il nostro Tizza che deve rientrare. Ne stanno partendo tanti. Attenzione Van der Fosso che si stacca un attimo dalla fuga. Tocca per forza stare con lui. Continuiamo l'attacco invece dietro con Tizza. Riportiamoci qua. Qua dietro è importante riportarsi subito qua. Voilà. E c'è anche il nostro Tizza. A questo punto Tizza potrebbe anche andarmi al 100 e vedere se riesce a portare via la fuga, perché a noi ci serve che la porti via il più velocemente possibile. Ovviamente Van der Fosso non collaborerà, avendo il nostro Tizza. Ovviamente il nostro Van der Fosso non collabora, manco a pagarlo. Vediamo se perlomeno riusciamo a regolarlo in volata, ma ragazzi, la vedo dura regolare l'involata con il nostro Van der Fosso. È già successo lì nel traguardo volante, ma ho paura che qua al GPM la vedo veramente difficile. Si potrebbe però applicare una strategia che applicavo da un paio d'annetti fa. Mandiamo così Van der Fosso. Allora, vediamo, provo questa strategia, vediamo se funziona ancora. Che a questo punto Van der Fosso con ritmo al 100, Tizza si mette a ruota. Tizza si mette a ruota, così, e fa il buco. Fa il buco senza ostacolare, senza ostacolare, attenzione, così. Un buco naturale. Lo vedete? Così. Facilissimo, direi. È anche perfetto. Non sto neanche troppo ostacolando. Facciamo attaccare Van der Fosso, così nel dubbio si va a prendere questi due punti. Facile! Ragazzi! Ditemi se questa non è intelligenza e ci andiamo anche a prendere il secondo posto con Tizza a questo punto. Voilà!
Ha funzionato, ma forse c'è anche il disinteresse perché boh, non, nessuno ha provato a fare una volata. Ci potrebbe anche essere disinteresse. Quindi vabbè, comunque, due punti presi. Traguardo volante, qua proviamo a giocarcela in volata e amen, cioè senza tentare di ricreare di nuovo il buco, ci riproveremo nei GPM. Attenzione che partono già e noi siamo totalmente piantati. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che fatica. Che fatica, raga. Non riusciamo neanche a stare in scia. Non riusciamo neanche a stare in scia. Che fatica. Ci batte anche il nostro tizio, ma poco ci importa. Andiamo al prossimo GPM. Altro GPM, purtroppo il ritmo è troppo alto per provare di nuovo a fare il buco, quindi ci proviamo in volata. Speriamo. Ho paura. Tizza, tizza, calma, calma, tizza. Proviamo ad andare ora, vai. Ti prego, con un tizza dietro che ci protegge, tizza. Perché lui deve proteggerci. E riusciamo a prendere anche questi due punti, grandissimo il nostro Van der Fosso che si impegna, forse gli altri c'era disinteresse, ma non gliene frega niente, lui comunque la volata la va a fare. Van der Fosso di nuovo il duro compito di tentare di vincere una volata intermedia, però c'è la curva, e allora vai Van der Fosso, crediamo in te, in uno scatto degno della Van der Poel e non della Van der Fosso, no, sì, all'ultimo. All'ultimo! No, cavolo! E vabbè, ragazzi, dai, proviamo di nuovo i GPM. Ripuntiamo sul disinteresse di tutti questi compagni di fuga. Attenzione che però c'è quello della Trek che ha voglia di fare corsa dura. Il problema è che è molle, ma capisco perché abbia voglia di fare corsa dura, in effetti. Un punticino in palio. Attenzione che il nostro Van der Fosso prova ad uscire. Per favore, spostatevi. Attenzione, Van der Fosso. Van der Fosso vuole un altro GPM. No, no, ma se c'era disinteresse prima, perché ora tutti a far la volata? Peccato, 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 raga. Proviamo al prossimo. E proviamo in quest'altra terza categoria, ma ho paura che con questo ritmo sia infattibile. Se poi anche Tizza, che dovrebbe aiutarci, ci fa ritornare indietro e noi abbiamo le energie di, boh, un bradipo. La vedo difficile ritornare su, insomma. Proviamo comunque a partire lunghi, perché comunque ci sono un po' di curve, magari le facciamo meglio noi. Attenzione, attenzione, il nostro Van der Fosso! Il nostro Van der Fosso davanti! Tizza, cosa fai? Buono, buono, ci copre le spalle, molle, ma... Però, attenzione, prendiamo un punto che può essere importante per la PUA, quindi dai, mi accontento, mi accontento. Finale di tappa, il nostro Van der Fosso è stato ripreso anche prima del penultimo GPM, ovvero l'ultima terza categoria. Siamo con Kaeplinger, il nostro capitano, che è capitano tra tantissime virgolette, che purtroppo però vedete, tra poco desisterà anche dal ritmo del gruppo, è troppo forte per lui, ha solo 70 in montagna, più di così non si può fare purtroppo. E quindi penso che andremo su regolari, è l'unica cosa da fare. Perché ormai ci riprendono tutti, direi che aspettiamo che si stacca dal gruppo. Ok, e lo mandiamo su con un ritmo al 60. E quindi nulla, finisce così la nostra Tre Jours de Provence. Comunque, vi dirò, è stata positiva per il nostro Van der Fosse, perché comunque abbiamo fatto già tanti traguardi. E sinceramente mi aspettavo anche peggio. Attenzione qua all'attacco, vabbè, non ne ha più. Non ne ha più il nostro Kaeplinger che arriva al traguardo in 18ª posizione, sarà anche la sua classifica finale, quindi non benissimo. Incrociamo le dita per la maglia PUA, incrociamo le dita per la maglia PUA di Van der Fosso e anche per una discreta classifica nella maglia verde, penso che abbia fatto una discreta classifica. Vediamo. Ragazzi, vince la tappa Champoussin, che quindi penso che abbia vinto anche la Tre Jours de Provence, infatti davanti a Lutsenko, noi arriviamo solo 16esimi con Kaeplinger, massimo che si poteva fare. Nella maglia PUA. No, un punto, no ragazzi, un punto. Un punto e non ci prendiamo la maglia qua, vediamo la maglia verde! La vinciamo però, 100 punti per il nostro Van der Fosso, 96 per Tichichichisen, quello. E quindi vinciamo una maglia, è buono. Preferivo la qua, però comunque ci prendiamo la verde, non malissimo. Cioè alla prima corsa vinciamo una maglia, boh, ragazzi, va benissimo. Nei giovani ovviamente siamo indietro, nelle squadre decimi e siamo anche i migliori combattivi, quindi buonissimo ragazzi. Comunque due classifiche già conquistate, vi dirò, sono molto soddisfatto. Siamo anche quinti addirittura nella classifica Prosek individuale che inizio
E nella Pro Cycling a squadre siamo quinti qua, e il problema è tentare poi di entrare nelle 18 per sbloccare tutte le corse. Non penso ci riusciremo, visto anche il Pro Team come è andato ieri in live, nonostante un buon livello siamo arrivati 19esimo, vi spoilerò solo questo. Quindi sarà difficile, sbloccheremo meno corse, insomma, però va bene così. E quindi nulla, Madonna, raga, ma quanti obiettivi abbiamo fatto? Assurdo. Miglioriamo molto, resistenza e vigore, mi piace che siano già 69, siamo vicini a 70 e quando si ha 70 su resistenza e vigore si può fare molto, quindi buonissimo. E direi che ci vediamo con i Pro Leader cioè, la prossima corsa che andremo a fare col Pro Leader sarà la Braze, che non avremo il picco, quindi sarà molto difficile per noi. E vi dico una cosa, ho avuto una bellissima notizia. Domenica mi arrivano questi famosi gattini che per chi mi segue in live saprà, perché lo continuo a ripetere. Quindi più che altro domenica di sicuro non streamerò il pomeriggio su Twitch. E oggi vediamo, perché dovrei finire di sistemare un attimo la casa e quindi non vi so dire con certezza se ci sono o no. Nel dubbio, in caso che ci sono, vi lascio un post qua nella community e lo sapete. Tanto più o meno l'ora è sempre quella, dopo il criterium, quindi verso i 5, 5 e mezzo. Ciao ciao ragazzi!